Oggi vorrei parlarvi della formazione della coscienza, ma ci imbattiamo immediatamente nella prima obiezione, quando si confonde la formazione col condizionamento della coscienza. La coscienza deve essere formata come l'uomo deve essere formato. Nessuno nasce uomo completo, uomini si diventa lentamente attraverso il contatto con gli altri, a contatto con tutta la natura. Così è la coscienza. La coscienza, spiega il cardinale Ratzinger, una bella catechesi sull'argomento, è come la capacità di un uomo di parlare. Ogni uomo ha la capacità di parlare, ma se in famiglia, con dei maestri, con delle persone, non impara il linguaggio, non impara la lingua, questo non parlerà mai. Il fatto che impara, che gli insegnano la lingua, non viene assolutamente condizionata il suo modo di parlare, anzi viene educato. Così è la coscienza. E anche la coscienza, una volta formata però, corre il rischio di sbagliare. Perché? Perché noi abbiamo a che fare con il Dio che è mistero, che è misterioso e che conosciamo soltanto come in uno specchio, come in un enigma. Per cui anche con la migliore coscienza, alla ricerca nel discernimento, possiamo arrivare a una certezza morale che è quella che cerchiamo e che abbiamo trovato, è la volontà di Dio. Buona lettura.